ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È stato ricreato il celebre Opo Balsamo di Cantiano del 1764 attraverso una formulazione aggiornata ma rispettosa dei principi attivi legati all'ecosistema del territorio. Il progetto, sostenuto dalla provincia di Pesaro Urbino, si è concretizzato grazie alla sinergia tra l'associazione Ecofatto di Sant'Ippolito e un'azienda di Treviso, con il coinvolgimento di tre classi di quarta a indirizzo industria e artigianato dell'Ipsia Benelli di Pesaro. I proventi della vendita del Balsamo di Cantiano saranno destinati al percorso di ricostruzione del borgo dopo l'alluvione dello scorso 15 settembre. La scuola è questo, cioè non è un qualcosa che è fuori dal mondo, entra nel mondo. Noi già eravamo stati per esempio a Senigallia ad aiutare con i nostri ragazzi a spalare il fango in settembre, per problemi logistici facevamo fatica ad arrivare a Cantiano. E però questa iniziativa qui ci ha aiutato, perché dice bene, a Senigallia abbiamo fatto una cosa, qui ne facciamo un'altra, quindi anche la poliedricità anche della scuola e dei ragazzi. Qual è la situazione a Cantiano a quasi 9 mesi dall'alluvione? Sappiamo che ci sono anche problemi burocratici a spendere le risorse. Ecco, soprattutto quelli abbiamo al momento. I recenti fatti della Romagna per noi sono stati un rivivere quei giorni. Io ogni giorno, quando accendo il televisore, vedo i servizi che provengono da quei luoghi, per me è un po' come rivivere, vedere nei volti dei sindaci, dei tanti sindaci che oggi si trovano ad affrontare quello che noi 8 mesi fa abbiamo affrontato. E rivedo le stesse criticità, le stesse cose che noi abbiamo purtroppo dovuto affrontare e che ancora affrontiamo. Nell'emergenza siamo stati molto bravi, quindi il fango è stato rimosso, c'è stata una grande solidarietà, un grande abbraccio anche al di là dei nostri confini territoriali, che ci ha aiutato molto. Poi tutto si ingessa negli atti amministrativi che non decollano, in quello che bisognerebbe fare non si fa, passano le settimane. Per i cittadini che sono senza casa, che devono ripartire con le loro attività economiche, anche una settimana, anche 15 giorni sembrano tantissimo tempo. Purtroppo i tempi della burocrazia non sono i tempi delle persone, della vita reale di chi deve farcela, di chi deve ripartire, chi non ha lo stipendio alla fine del mese.